Dal 18 agosto, in via degli Artigiani Auristano, è stato affisso un cartello riportante un messaggio fuorviante e potenzialmente lesivo della salute pubblica. Così ha di Consum Sardegna presentato un esposto all'antitrust e al Comune di Auristano, chiedendo di emanare un provvedimento cautelare d'urgenza con il quale far cessare con immediatezza la pubblicità potenzialmente ingannevole posta in essere a danno dei cittadini. Presidente Sardara, oggi la Dinamo ad Oristano per una preparazione pre-campionato in questi giorni, in attesa di un torneo che si svolgerà fra qualche giorno. Visita istituzionale, comune e prefettura, forse la prima volta per Oristano sicuramente. Ma forse le visite istituzionali sì, ma non è per noi la prima volta a Oristano, siamo state già nel 2019, come società. Personalmente ho conosciuto la Sardegna un po' di anni prima e ne sono rimasto folgorato e innamorato. Sì, sta diventando una collaborazione importante alla quale proviamo a dar gambe anche per i prossimi anni, ci stiamo parlando proprio in questi giorni. La location è perfetta, il territorio è ottimo, l'accoglienza è eccellente, per cui non c'è una sola ragione per non provare a dare più continuità. Tra l'altro abbiniamo l'attività della prima squadra con quella delle giovanili, con cui stiamo facendo un grande lavoro già da qualche anno, quindi insomma c'è da parte di tutti la buona volontà di poter portare avanti un progetto importante, siamo sicuri che andrà avanti. È un'attività promozionale molto importante, tant'è che lei stesso ha sottolineato che con la collaborazione della SD Basket Oristano che organizza tutto il torneo e la vostra permanenza a Oristano ci sarà anche la possibilità di una ripetizione, di una crescita insieme. Sì, appunto quello che dicevo, nel senso che la base non solo sportiva ma anche, come dire, logistica di Oristano si incastra perfettamente con le nostre esigenze e con quelli che sono gli obiettivi che ci siamo dati. Le associazioni sportive, la società di basket Oristano sono ottime persone con le quali stiamo lavorando già da diverso tempo per cui, ripeto, non vedo nessuna ragione per non riuscire a dargli gambe per un po' di anni. Grazie, grazie ancora della vostra permanenza. Grazie a voi, a presto. ASD Basket stavolta anche con una visita istituzionale per suggellare questa importante permanenza della Dinamo Oristano. Sì, diciamo che è un qualcosa che nasce nel 2019 con Stefano Sardara. Poi ci sono stati 2 anni di pandemia che ci hanno bloccato, quest'anno siamo riusciti nuovamente a concordare un qualcosa in più rispetto a prima. Quest'anno siamo riusciti a trovare la quadra perché la Dinamo facesse la preparazione pre-campionato qui e poi un torneo internazionale con squadre di Champions e di Eurolega. Come avete sentito nelle dichiarazioni di Stefano, c'è l'intento di continuare questo tipo di sinergia fra noi e loro per i prossimi 5 anni, sperando che il mondo del basket, ma non il basket solo professionistico, ma anche il mondo del basket delle piccole realtà, incominci nuovamente a crescere. Eccellenza, il prefetto dello sport, chiaramente il suo ruolo non è soltanto sport, ma un occhio di riguardo per lo sport perché è importante anche verso il sociale, verso la crescita culturale. Assolutamente sì, lo sport è uno dei settori che è stato più massacrato da questi 2 anni di pandemia, ora finalmente sta ripartendo a tutti i livelli, e non solo a livelli appunto alti, quelli dello sport professionistico, ma anche a livelli dei nostri ragazzi, dei nostri giovani che finalmente possono in maniera regolare, in maniera continua, a praticare attività sportiva, cosa che fa bene al fisico, alla mente e ha un risvolto sociale che è insostituibile, lo sport è insostituibile. E la visita della Dinamo oggi sottolinea quest'aspetto. Assolutamente sì, perché anche la stessa Dinamo da tanti anni si è caratterizzata non solo per l'aspetto vincere le partite, vincere i trofei, ma per un legame con il territorio di vicinanza, anche di vicinanza ai più bisognosi, di creare una specie di comunità, tant'è vero che è diventata in pochi anni un orgoglio della Sardegna, tutta la Sardegna tifa per la Dinamo Sassari, anche se magari non è appassionata di basket, però sa che c'è la Dinamo che è vicina e che prova a mantenere alto il nome della Sardegna in Italia e fortunatamente anche all'estero in Europa. La stagione estiva volge al termine, ma il problema dei furti persiste. Oltre 6 kg di sabbia rubata dalle spiagge del Sinis sono stati recuperati nelle valigie di 2 turisti della Repubblica Ceca, che sono stati fermati in partenza dall'aeroporto di Cagliari-Elmas. A darne notizia è l'associazione Sardegna Rubata e Depredata, attraverso un post pubblicato su Facebook. Ai turisti è stata commissionata la sanzione di 1.000 euro.
Power of Sport, è questa manifestazione che partirà domani venerdì e per 3 giorni vedrà impegnato la spiaggia di Torre Grande, antistante la torre, con l'associazione Sea Scout. Ne parliamo con Riccardo Laporta, che è il presidente dell'associazione. Di che si tratta, Riccardo? Power Sport è una 3 giorni di sport integrati, organizzata con il patrocinio e la collaborazione della FISDIR, la Federazione Italiana Sport Disabili e Relazionali Cognitivi, e tante discipline per le gare regionali, perché ci saranno gare regionali ufficiali di tiro con l'arco, nuoto in acque libere e tennis da tavolo. In più sarà possibile provare per portatori di disabilità o meno tante altre discipline, quali tiro con l'arco, le bocce, la subacquea, la nautica, il canottaggio, ce ne sono veramente di ogni. 3 giorni di sport integrato. Fiora l'occhiello della manifestazione venerdì sera il convegno Sport e Disabilità, tenuto dallo psicologo Manolo Cattari, già psicologo della Nazionale Italiana di Tiro con l'Arco, dove cercheremo un po', in un convegno, ma che sarà un talk, dove andremo a ospitare rappresentanti del mondo dello sport paralimpico, dove cercheremo di snocciolare un po', fare un po' il punto della situazione, dove siamo e dove vorremmo arrivare. Riccardo, è sempre importante sottolineare, noi lo diciamo, quanto è importante appunto che i ragazzi disabili abbiano un'apertura totale verso tutte le discipline sportive, senza limiti, perché i ragazzi disabili possono praticare tutte le discipline sportive. Assolutamente sì, sottolineiamo il fatto che comunque lo sport finalmente non è solo l'obiettivo, come un'alternativa, ma diventa anche uno strumento per apprendere le autonomie, uno strumento di socialità, uno strumento per vivere, per viaggiare, un po' una scusa. Ogni volta che noi organizziamo una manifestazione sportiva o partecipiamo alle gare della federazione, della FISDIR, per i ragazzi è una festa, non solo per esprimersi da un punto di vista prestazionale sportivo, però tutto quello che è il viaggio, l'aspettativa, lo spogliatoio, la premiazione, quindi è un modo di stare in società e è un'implementazione di quello che dovrebbe essere comunque a prescindere lo sport per chiunque, che abbia o che non abbia una disabilità. È proprio un veicolo di educazione e di crescita importante. E questa è la mission di Sea Scout? Assolutamente sì, noi esistiamo per questo, quindi il suo quid educativo passa tramite lo sport, a prescindere da quale esso sia. Okay. A parte il convegno che hai sottolineato, molto importante, il talk, che poi un po' convegno, un po' talk, le 3 giornate ce le vuoi sintetizzare? Le 3 giornate si articoleranno con la gara regionale di tiro con l'arco della FISDIR, il tennis tavolo, il sabato sarà più improntato per le discipline acquatiche, per cui avremo la caccia al tesoro al subacqueo, che è un modo carino dove tramite un gioco avvicineremo anche un po' al concetto di ecologia, recupero delle plastiche e quant'altro, con piccoli e simpatici premi per i ragazzi che parteciperanno, le prove subacquee. E poi andremo a terminare con la domenica mattina, nuoto in acque libere, dove avremo prima Nuotiamo Insieme, che è una nuotata non competitiva, aperta a tutti, dove ci saranno anche alcuni partecipanti in tandem, per cui un nuotatore con alcune prestazioni fisiche sarà da accompagnatore a chi invece può avere, causa una disabilità, qualche difficoltà in più. Terminato Nuotiamo Insieme ci sarà invece il meeting regionale di nuoto in acque libere, valido per le qualificazioni, che saranno 100 metri in acque libere, che si disloca in un percorso allestito qua di fronte alla torre, e parecchi partecipanti, avremo circa una 30 di nuotatori in competizione. Ecco, volevo proprio finire con questa domanda, partecipanti presunti. Allora, partecipanti presunti, per ora non troppo presunti, cioè iscritti tra le varie discipline, abbiamo circa un 200 atleti dalle parti più disparate della Sardegna, ospiti d'eccezione, perché c'è una grande partecipazione da parte dal continente, arriveranno anche i presidenti di federazione, perché la formula di Power Sport per ora è una formula che non è stata mai vista, cioè 3 meeting regionali contemporaneamente insieme alle prove, percorso sensoriale, cosa importante, tenuto dal nostro coach Christian, che è un atleta ipovedente, quindi sarà possibile
possibile provare anche l'atletica paralimpica. Un evento del genere è primo nel suo genere, speriamo che funzioni. Cioè, siamo qui per concretizzare in qualche modo quanto avverrà tra qualche giorno. Quest'anno si celebra il 70° della incoronazione di Nostra Signora del Rimedio. Era infatti il 1952, il 7 settembre, quando Cardinal Tedeschini aveva incoronato la Madonna nella piazza Roma di Oristano. Ma consentitemi prima di fare due ringraziamenti. Il ringraziamento principale va al nostro arcivescovo che ha voluto che fosse il rettore di questa splendida basilica. Ho accettato questo compito con grande gioia e con grande disponibilità. E un ringraziamento va al comitato, perché abbiamo lavorato con entusiasmo, con grande sinergia, è stata credo una bella esperienza vissuta insieme per realizzare un programma che deve portare necessariamente ad uno scopo. Lo scopo principale non è ciò che è esteriore, ma è arrivare al cuore, è arrivare a Maria, è soprattutto arrivare a Dio. Questo è lo scopo che io mi sono prefisso. Il santuario deve essere un luogo di comunione con il Signore, con Maria e con i nostri fratelli. Quindi un centro di spiritualità che è necessario. Bisogna lavorarci insieme. E abbiamo cominciato quest'anno, proprio nei mesi dal 25 di marzo, proprio mensilmente con degli incontri per favorire la conoscenza di Maria nel piano della salvezza. Un centro di spiritualità che è vicino a un altro centro, è il Santa Maria Bambina, che ho sempre definito luogo della sofferenza, ma soprattutto è il luogo della speranza. È quasi sentire Maria più vicina, più attenta. Io tutte le volte che entro in chiesa trovo qualcuno che piange, qualcuno che loda, che prega, che ringrazia. E soprattutto vi posso dire molti ragazzi e giovani che si avvicinano al sacramento della confessione. Questa per me è la gioia più grande. Quindi questo ringraziamento dovuto, sincero, sia al mio vescovo, sia al comitato, sia a tutte le persone che in questo periodo ci hanno supportato. E in primis l'amministrazione comunale, però lo vuol dire anche in modo esplicito, la fondazione della Sartiglia. Quindi veramente un grazie. Il programma, direi di partire subito dal prossimo sabato, nell'auditorium San Domenico, si terrà la presentazione del libro di cui poi parlerà Maurizio, Nostra Signora del Rimedio di Oristano, storia, fede, devozione. È veramente un libro e vi assicuro che è molto bello e soprattutto arricchisce, fa bene. Quindi l'appuntamento, primo appuntamento, sabato 27 ore 20, Auditorium San Domenico. L'altro momento importante è il restauro della Madonna. La Madonna è stata restaurata, è un gioiello, ve lo assicuro, chi l'ha vista è un gioiello. La Madonna è già da venerdì, cioè da domani, nel tardo pomeriggio, verrà portata in cattedrale e sarà anche esposta nella sua teca per la venerazione dei fedeli. Domenica 28 alle ore 21, una grande fiaccolata che avrà inizio da Piazza Cattedrale, percorrendo poi via dritta raggiungeremo Piazza Roma, il luogo dell'incoronazione, e lì ci fermeremo un attimo
e poi riprenderemo il nostro cammino attraversando via Tirso il ponte nuovo e poi raggiungeremo la Basilica. Qui un altro punto importante, consentitemi di dirlo, è attraversare, non tutti quanti, alcune persone soltanto, il centro, per indicare questo legame forte che esiste tra santuario e che esiste con il Santa Maria Bambina. Per me è un'unica cosa, è un unico corpo, così come l'aveva voluto Canonico Mastino, quando aveva assicurato ai bambini colpiti dalla poliomielite tre cose: un pasto caldo, l'istruzione e un letto. E beh, un cammino si è fatto. Oggi il Santa Maria Bambina, lo sapete tutti, è un centro di eccellenza su tutti i punti di vista. La Madonna naturalmente verrà esposta nel santuario già da sabato e tutti potranno veramente avvicinarsi alla Madonna. Questo avvicinamento non è un toccare, ma è un guardare negli occhi Maria, la Madre di Dio, la Madre della Chiesa, Nostra Signora del Rimedio, sul rimedio per ogni male. E poi naturalmente il momento, o direi, cominciano le novene, il 29 subito le novene, la novena alle 5 con il rosario, dopo il rosario seguirà la novena vera e propria, tradizionale, e poi dopo la celebrazione dell'Eucaristia. L'Eucaristia ho invitato i sacerdoti, gli ultimi ordinati, anche per dare un senso anche di freschezza alla celebrazione. Ci sarà una seconda novena alle ore 21, alle 8:30 pregheremo il rosario e poi dopo la novena classica, lo stesso, ho preferito aggiungere il canto delle litanie e il Magnificat, il lodo di ringraziamento di Maria che sgorga dal suo cuore nei confronti del Signore che l'ha eletta ad essere madre del figlio suo, la madre di Gesù. Quindi non ci sono limiti di capienza, cioè fin quando c'è posto possiamo ospitare tutti, l'accoglienza, sono i volontari che vi accoglieranno, che disponibili verso tutti. E se dovessi notare che c'è tanta gente, per non creare molta calca, niente mi vieta di prendere semplicemente un microfono e fare la novena nel piazzale. Quindi disposto a tutto, ma dobbiamo veramente ritornare a quello che era la novena, cioè momento di lode, di preghiera, esperienza di fede, esperienza di comunione. Questo per quanto riguarda le novene. Andiamo poi al clou, diciamo così, della festa. Innanzitutto il 7 è il Santo Padre ci ha fatto un grande regalo, un inviato speciale per il giorno dell'incoronazione. Cardinal Gambetti presiederà all'Eucarestia nel piazzale della Chiesa alle ore 18. Saranno i vescovi e l'arcivescovo della Sardegna, naturalmente il capitolo e il popolo di Dio. E una notazione che mi sembra anche bellina, il cardinale raggiungerà il centro Santa Maria Bambina e i canonici andranno ad incontrarlo perché prima hanno pregato i vespri solenni in onore della Madonna. Quindi i canonici nel presbiterio, sarà Monsignor Curreli che è l'arciprete a presiedere i vespri. Seguirà subito dopo il tempo di prepararci e cominciare la celebrazione. Le messe a tutte le ore, dalle 5 fino alle 12, poi la messa del cardinale, concluderò io con la celebrazione della messa alle ore 21. E infine il giorno 8, che è la festa, la solennità di Maria Santissima, la Natività di Maria Santissima, e naturalmente le messe anche qui a tutte le ore, a partire dalle 5 fino alle 12, e poi alle ore 18, alle 5 c'è una messa nel pomeriggio e l'arcivescovo Monsignor Roberto Carboni, arcivescovo metropolita di Oristano e vescovo di Alesterralba, preserà all'Eucarestia sempre nel piazzale della chiesa. L'ultima messa alle ore 21, che naturalmente sono sempre io a iniziare e a concludere le celebrazioni.
Ed infine il giorno 9 le messe cominceranno alle 6 del mattino fino a mezzogiorno. Ci sarà, questo l'ho dimenticato, ampia disponibilità per le confessioni. E tutti i giorni almeno 4 sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni, sia in chiesa sia in escumbessias. E il pomeriggio, diciamo, è riservato come sempre ai malati. Quindi la messa presieduta dal delegato per la pastorale sanitaria, che presiderà l'Eucaristia alle ore 17. Dopo naturalmente ci sarà un po' di tempo per ancora per i fedeli che si vorranno avvicinare per fare una preghiera, e alle ore 21 un concerto, che sono proprio contento, del coro gospel di Tore Sava. Abbiamo già concordato e quindi siamo pronti. E ci manca soltanto una cosa, la nostra preghiera già da adesso, perché, come ho detto all'inizio, il santuario sia davvero un luogo di accoglienza, dove ognuno possa fare esperienza di Dio. E l'esperienza di Dio passa attraverso il cuore di una mamma, passa attraverso il cuore di Maria, Nostra Signora del Rimedio. Signor Sindaco, la parola a lei. Buongiorno a tutti, credo che Don Gianfranco abbia spiegato l'importanza ovviamente di questo evento, perché quest'anno è un vero e proprio evento. Sappiamo benissimo che la festa del Rimedio è una delle feste più importanti della nostra città, rientra pienamente nel settembre uristanese, che è un settembre uristanese dove è caratterizzato da molti e da diversi eventi religiosi importanti. Si parte dalla festa del Rimedio, poi Santa Croce, Sant'Efisio, e poi ci sono anche altre festività come San Michele, ad esempio a Silì. E questo naturalmente caratterizza il settembre uristanese della nostra città. L'amministrazione ha da subito sostenuto l'importanza di questa occasione del 70° ovviamente dell'incoronazione della Madonna del Rimedio, felicissimi di farlo dall'organizzazione legata alla sicurezza col supporto della Polizia Municipale, ma anche ovviamente il sostegno per alcune spese legate a un evento di questo tipo, e soprattutto l'organizzazione anche degli stalli per le attività dei commercianti che ci saranno e gli ambulanti, che come sempre arricchiranno ovviamente la parte legata proprio che sta a corredo di questa importante festa che è della Madonna. È chiaro, poi si termina il 9 con un appuntamento culturale, quindi ringrazio anche l'assessore alla cultura del Comune di Ristano, Luca Faedda, per il sostegno, e quindi c'è un appuntamento appunto del coro gospel che è diretto e coordinato da Salvatore Saba. Quindi noi assolutamente disponibili per ogni necessità, come sempre, è assolutamente, ripeto, un evento importante che ha valenza ovviamente certamente civile, ma soprattutto, a mio avviso, come ha ribadito più volte Don Gianfranco, valenza religiosa per la quantità di fedeli veramente che da tutta la Sardegna si avvicinano a questa basilica, a questo santuario. Grazie ovviamente a Don Gianfranco, grazie a tutti coloro che hanno collaborato, e ribadisco appunto il nostro sostegno, il nostro supporto sempre, questo ci sarà sempre. Grazie. Grazie. Maurizio. Sì, beh, intanto davvero grazie a tutti per la vostra presenza. Avete sentito anche dal tono, dalle parole di Don Gianfranco con quale passione è nato tutto. Ed effettivamente cuore, mente, braccia e anima di tutto è il rettore del santuario, Monsignor Gianfranco Murru, che ha saputo coinvolgere già ormai quasi un annetto fa tutta una serie di figure, di persone. All'epoca era assessore alla cultura Massimiliano Sanna, io come ex parrocchiano di Don Gianfranco, ma in qualche modo ancora legato anche con il mio piccolo ruolo di responsabile dell'attività culturale e scientifica della Fondazione. Ma mi piace ricordare tutti i componenti di questo comitato cooptato dal rettore del santuario, e quindi in primis il precedente rettore Monsignor Antonino Zedda, Don Enrico Porceda, Don Omar, Padre Paolo Contini, la professoressa qui presente Maria Antonietta Mozzo, l'avvocato Sergio
Sergio Locci, c'è l'ingegner Francesco Castagna, Raffaele Cao, l'archivista diocesano, l'architetto Maria Grazia Serra e la professoressa Simonetta Madeddu. Simonetta, penso di non aver dimenticato tutti. Ecco, questo gruppo di lavoro, con questo davvero, con questo calore, con questa trasmissione di valori, qualora ce ne fosse ancora bisogno, davvero per osmosi, attraverso il rettore passato attraverso di noi, e cosa potevamo fare per arricchire anche culturalmente questo evento che il rettore davvero voleva segnare, questi 70 anni dell'incoronazione. E quindi da più subito abbiamo ipotizzato una pubblicazione. Ecco, e davvero mi piace dire che tutti gli autori, così come un proprio ex voto, come un proprio dono, perché questa pubblicazione che presenteremo sabato sarà un ex voto offerto da tutti, da questo comitato, dai singoli autori, ma dalla città tutta, perché c'è la città tutta dentro questa pubblicazione, offerto alla Madonna, che è il santuario del Rimedio, come abbiamo scritto nel titolo, storia, fede e devozione. Chi ha scritto in quest'opera? Un mio piccolo articoletto riporta un po' alle origini del territorio, grazie alle mie tante chiacchierate con professor Sevis, l'archeologo, professor Salvatore Sevis di Nuraginiedu, che ha scavato i nuraghi che c'erano quando hanno costruito il ponte, trovando anche la famosa Pintadera del Rimedio, che prende anche quel nome. Poi da lì l'escurso storico, Raffaele Cao, l'archivista dell'archivio storico diocesano, che ci aiuta nella ricostruzione storica dal Medioevo sino al Settecento di questo luogo e anche del santuario. L'architetto Maria Grazia Serra fa un po' la storia, la cronistoria di quella che è la struttura del santuario. La professoressa Mozzo, che davvero con grande slancio e con grandi competenze ha fatto uno studio sull'iconografia della Madonna del Rimedio, e anche a livello diocesano e non solo diocesano. E ancora professor Giampaolo Mele, abbiamo coinvolto le istituzioni, come è stato detto, quindi anche l'ISTAR, il nostro grande docente universitario Giampaolo Mele, che ha fatto un articoletto preziosissimo parlandoci del culto della Madonna, partendo dalla carta dei Logu e poi soffermandosi anche sui gozos della Madonna del Rimedio. E ancora dottor Francesco Biro, che ha fatto un intervento sugli ex voto presenti nel santuario. Il tutto è corredato con un ricchissimo apparato fotografico del santuario di ieri e di oggi, e poi richiamando l'evento del 52, questi 70 anni che rivivono in queste immagini di quel grande evento che era per la città, non solo per la storia del santuario, questo grande evento religioso fondamentalmente, ma anche legato alla cultura e alla storia della città. Quindi tante fotografie che gentilmente ci ha offerto Monsignor Alessandro Floris nel suo archivio del seminario, che ha messo a disposizione di questa pubblicazione. Quindi è davvero un'offerta nell'offerta, questa donazione di tutti gli autori e del comitato e della fondazione, che qui in maniera proprio mi permetto di rappresentare, che ancora una volta ha sposato questo progetto che, ricordo, l'allora assessore alla cultura Massimiliano Sanna ha proposto alla fondazione. Possiamo fare qualche cosa per questo evento? Da subito ci siamo messi a disposizione per realizzare questo, che rientra perfettamente nella mission della fondazione, cioè la divulgazione e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. E sappiamo quanto il santuario, il culto della Madonna del Rimedio rappresenta per l'identità degli oristanesi. Mi permetto di segnalare anche che nella giornata del 7 ci sarà anche un annullo filatelico nelle poste che richiama questo evento straordinario, questo anniversario straordinario. Per il resto davvero siamo noi, don Gianfranco, a ringraziarla per averci coinvolto, per averci resi partecipe di questo evento così importante, che davvero tutti, dai volontari, la protezione civile, le istituzioni, che hanno sentito davvero tutti quanti in maniera sinergica nel voler supportare il rettore per questa giornata, per queste giornate così importanti per la città.